Festival di Castrocaro, Sergio Friscia, novità da settembre su Rai 2. Sergio Friscia da Castrocaro 2017 al rinnovamento del mezzogiorno di Rai 2. Ci sarà anche Sergio Friscia tra i padroni di casa della serata finale del Festival di Castrocaro, che andrà in onda oggi in prima serata su Rai 1, con la conduzione della coppia inedita formata da Marco Liorni e Rossella Brescia. I due presentatori saranno appunto affiancati dall'attore da anni protagonista di Mezzogiorno in Famiglia, molto amato dal pubblico per la sua ironia, che dopo l'esperienza della prima serata di oggi firmata Castrocaro 2017 si prepara a riprendere il timone del fortunato programma del Mezzogiorno di Rai 2 di Michele Guardì, con una serie di grandi novità. A svelare che la trasmissione subirà degli importanti cambiamenti è stata qualche settimana fa Adriana Volpe, confessando in un'intervista agli autori vogliono fare un programma nuovo. Sergio Friscia, dunque, si troverà a guidare una trasmissione del tutto rinnovata, a cominciare dalla conduzione, che vedrà l'addio di Manila Nazzaro, ormai noto da tempo. L'attore è l'unico del cast originale del programma ancora presente, dopo l'addio di Laura Barriales prima e di Amadeus poi. E stasera cosa vedremo invece al Festival di Castrocaro, su Rai 1? Sergio Friscia al Festival di Castrocaro 2017 prima del ritorno su Rai 2. In attesa dunque di tornare alla guida del suo programma di successo in onda il sabato e la domenica su Rai 2, a partire dal 23 settembre, Sergio Friscia farà come suddetto compagnia stasera ai telespettatori della prima rete insieme a Rossella Brescia e a Marco Liorni sul palco del Festival di Castrocaro, in un'edizione molto importante essendo la 60esima. La serata inizierà alle 21:25 circa e verrà trasmessa dal giardino del padiglione delle feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì Cesena. 12 finalisti che si contenderanno la vittoria sul palco che ha tenuto a battesimo in passato grandi artisti della musica italiana come Fiorella Mannoia, Neck, Zucchero, Michele Zarrillo, Eros Ramazzotti, Gigliola Cinquetti, Iva Zanicchi e tanti altri. Sergio Friscia affiancherà quindi due padroni di casa con la sua coinvolgente simpatia. Ricordiamo che dopo tale evento Marco Liorni tornerà invece a condurre La Vita in Diretta, anch'essa, come Mezzogiorno in Famiglia, totalmente rinnovata con un nuovo studio, una nuova grafica e tanti nuovi inviati, oltre ad una nuova padrona di casa, Francesca Fialdini. Mezzogiorno in Famiglia di Sergio Friscia vedrà invece la riconferma del volto maschile principale, Massimiliano Ossini, dopo il successo della passata edizione, oltre al ritorno graditissimo dell'astrologo Paolo Fox.